Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter. Anche questa settimana, come ogni settimana, tante novità potteriane. E questa volta, nonostante le apparenze, non si tratta della loot crate di J.K. Rowling e, per fortuna aggiungerei, ma si tratta di un mio acquisto. Ma prima di unboxare questo pacco, ragazzi, vi ricordo che su Pumpling trovate tantissime magliette potteriane come quella che indosso e di tantissimi altri fandom, e potrete utilizzare il mio codice sconto 7potter infinite volte per avere il 15% di sconto. Ma adesso bando le ciance e passiamo all'unboxing di questa scatola, perché è un oggetto che ho acquistato su eBay. E l'ho acquistato direttamente dall'Inghilterra. Ho speso davvero tanti soldi, ma devo ammettere non tanti quanto pensassi, perché sono stato abbastanza fortunato e sono riuscito ad aggiudicarmi questo oggetto per meno di 100 euro. E adesso capirete meglio. Si tratta di un Funko Pop, ma in realtà uno che ne racchiude tre, perché si tratta del tripack esclusiva del San Diego Comic Con del 2016 delle tre creature fantastiche di Harry Potter. Bene sì ragazzi, finalmente sono riuscito a recuperarle. È da un anno che vado dietro a questo pezzo e vi giuro è stata davvero un'odissea. L'ho acquistato tre volte e tre volte ho avuto problemi. La prima volta non mi è arrivato, la seconda volta mi è stato cancellato l'ordine, la terza volta ho avuto addirittura un litigio con il venditore perché voleva più o meno truffarmi. Quindi finalmente la quarta volta è andata bene, almeno spero, visto che non l'ho ancora aperto, ma dubito che ci possano essere problemi, almeno è quello che mi auguro. E adesso lo faremo assieme. Io sono super curioso, il prodotto mi hanno assicurato che sarebbe stato imballato bene, messo dentro un protector, quindi siamo qui pronti a visionarlo e prendiamo il mio bisturi. Ebbene, andiamo ad aprirlo. Ragazzi, il fatto che me l'abbia messo dentro la loot crate è davvero fortissimo, per me è una beffa, visto che, come saprete, io non vado proprio d'accordo con questa azienda e queste box, ma va bene, quello è un altro discorso. Quindi adesso ragazzi abbiamo aperto la nostra scatola e andiamo a sbirciare all'interno. Ecco qui ragazzi il contenuto, devo dire che comunque è stato imballato abbastanza bene. Il cartone della box non è il massimo, però sembra tutto a posto. Ha anche inserito i palloncini, che non fanno mai male. Qui abbiamo un altro palloncino. E poi ecco qui finalmente il mio tripack, ragazzi, finalmente. Ancora all'epoca nel 2016 non collezionavo i pop di Harry Potter, mi ero ripromesso di non comprarli, chi mi segue da tanto lo sa, ma poi ho ceduto e finalmente eccolo qui. L'ho pagato caro, però eccolo qui. Ragazzi, sembra perfetto, non sembrano esserci problemi, sembra assolutamente mint, quindi tiriamo un sospiro di sollievo. Tutto a posto. Tiriamolo fuori adesso dal protector perché non vedo l'ora di guardare bene e stringere tra le mani i miei tre piccoli pop. È davvero ragazzi in ottime condizioni, ma davvero ottime. Sono super super soddisfatto. La plastica perfetta, tutti gli angoli intonsi. Quindi adesso lo apriamo. Forse avrei fatto meglio a fornirmi di tessera, ma va bene, ci riusciremo lo stesso, sperando di non distruggere la scatola. No ragazzi, non voglio fare danni, quindi prendiamo un tesserino. Eccolo qui, quindi adesso siamo pronti per aprire la nostra scatola. Spero di riuscirci, ragazzi, davvero difficile. Ecco qui, non abbiamo fatto danni, quindi andiamo a tirare fuori il tripack e a sbirciarli più da vicino. Sono molto molto piccoli, ma lo sapevo già e io più o meno avevo già recuperato il Pixie, se ricordate, perché l'avevo trovato nelle Mystery Mini, ma non c'era modo di reperire Avvincino e Mandragora, anche se l'Avvincino era presente nelle Mystery Mini, somigliava molto a questo, però acquistarlo su eBay per cifre folli come 40-50 euro non mi andava proprio e alla fine ho preso il tripack. Cominciamo dal nostro piccolo Pixie, che è davvero super super bello ragazzi, sicuramente scolpito meglio rispetto a quello delle Mystery Mini, che è un pochino più approssimato, questo molto più dettagliato e le ali soprattutto sono trasparenti
e invece quelle lì non lo erano. Quindi molto molto bello, davvero molto molto carino. E dopo di questo andiamo a guardare il nostro avvincino, che è davvero molto molto ben scolpito, ha tantissimi bozzi sulla testa e poi ragazzi non è neanche così piccolo come pensavo, è abbastanza grande e proporzionato rispetto ai personaggi, quindi mi fa piacere, mi piace molto. Devo dire che sono grandi abbastanza da non disturbare vicino ai Pop, cosa che ad esempio mi disturba tantissimo in Dobby, che è troppo grande rispetto ai personaggi, e secondo me sarebbe stato più carino farlo magari di questa dimensione ed includerlo con Lucius o magari con Harry o con Sirius, comunque di metterlo in abbinamento ad un altro Pop. Infatti io ho già pensato di rimuovere il mio Dobby dalla collezione e di lasciare solamente il Mystery Mini di Dobby, che trovo molto più proporzionato e carino rispetto all'altro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E dopo di questo adesso andiamo a guardare la Mandragora, che è qui, il pezzo che più di tutti volevo e desideravo, anche se adesso diciamo che è possibile averlo grazie alla nuova versione di Harry, Ron e Hermione, versione erbologia, perché ogni personaggio ha una piccola mandragora tra le mani, quindi in quel caso diciamo che si va un po' a sopperire a questa mancanza. Però ragazzi, davvero molto molto bella, mi piace tantissimo il vasetto che sembra davvero in terracotta, molto molto bello. E devo dire, pensavo fossero più piccoli, invece ci sta, ci stanno tutte le dimensioni. E ragazzi, questo vi resti da insegnamento sia a me che a voi. È la stessa cosa che è accaduta con Luna, con gli Spettrocoli, quando al San Diego Comic Con o in qualsiasi altro Comic Con arriveranno dei Pop esclusivi di Harry Potter, acquistateli subito, perché salgono vertiginosamente di prezzo. Questi adesso si trovano difficilmente sotto i 120 euro, quello di Luna ha già toccato i 100 euro e anche l'Occami ha toccato i 100 euro. Quindi ragazzi, Harry Potter, quando li vedete ai Comic Con, procurateli il più presto possibile. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Fatemi sapere se voi avete il tripack, se vi piacerebbe averlo, se non ve ne può fregare di meno. Sono sempre molto curioso, quindi lasciate tanti commenti. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti, e io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!